Napoli cosa c'è, Cristian? Competenze tecniche, ovviamente. Sì, però Tania, ogni volta che gioca il Napoli cosa c'è? C'è passione. Ma capito. Però ogni volta che gioca il Napoli, Arturo, cosa c'è? Le analisi, no? Sulla partita. Va bene pure, Peppe, ogni volta che gioca il Napoli, dillo cosa c'è? Qualcosa da mangiare. Voglio, c'è energia azzurra! Dai! Me l'hai scontato! Era implicito, cioè, era assolutamente implicito. Energas. Energia per la tua casa, la tua azienda, la tua auto. Euronics Gruppo Tufano. I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. A Figlia Domarenaro Innovative. Vemac, soluzioni per pulire. Caffè Siag, la napoletanità nel mondo. Facile Rent, il noleggio su misura per te. Buongiorno, ben trovati ad una nuova diretta di Mattina Live. Iniziamo questa giornata purtroppo commentando quanto accaduto ieri nella sfida di Coppa Italia, che per l'appunto ha visto la debacle azzurra contro una gagliarda cremonese, una partita un po' maledetta in una serata davvero stortissima e che oggi abbiamo il piacere di commentare con i nostri ospiti giornalisti. Buongiorno a Gianluca Monti e ad Enzo Aiardi. Buongiorno, ben trovati. Come state? Qual è questo umore? Ieri abbiamo visto questa partita, abbiamo ancora le immagini negli occhi, no? Di un Napoli tarantolato che riesce ad infliggere il duro colpo, no? Alla Juve. Invece ieri una serata maledetta al Maradona, laddove appunto abbiamo dovuto respirare e ingoiare la disfatta e la fuoriuscita da Coppa Italia, Gianluca, del nostro Napoli. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io credo di interpretare anche il pensiero di Enzo se dico che siamo tutti molto sereni, perché non sposta granché questa eliminazione dalla Coppa Italia da parte del Napoli. Certo, racconta di una partita che poteva essere approcciata in modo diverso, poi poteva essere chiusa in anticipo e che si è complicata in virtù anche di una mancanza di attenzione e forse anche di un atteggiamento un po' lassista da parte di chi è subentrato a quelli che ieri sono stati i titolari. Poi il diavolo, come al solito, ci ha messo la coda e lo zampino. E anche la pioggia, diciamo, sì, anche la pioggia. Ma veramente tanta pioggia. Maradona, esatto. Un altro argomento del quale discutere, voglio dire, ieri leggevo nella candidatura di Napoli a Comune Europeo dello Sport 2026, sinceramente, per quelle che sono le condizioni di tutte le strutture sportive, degli impianti sportivi, anche dallo stadio Maradona, ci sarebbe una puntata da fare a parte. Da commentare, esatto. Intanto, ecco, però dicevo rapidamente che poi il diavolo ci ha messo la coda nel supplementare. Il Napoli la può e la deve vincere in più di un'occasione. È andata come è andata, guardiamo avanti. Resti però sereno, questo è il messaggio che stiamo restituendo al pubblico. Assolutamente. Ecco, volevo commentare insieme anche ad Enzo, se condividi il pensiero di Gianluca. Enzo, effettivamente, come ti spieghi anche la debacle di ieri, un atteggiamento anche di chi subentra, no, i titolari, questo commentava per poc'anzi Gianluca, e anche il fatto che la Coppa Italia viene alle volte un po' snobbata, sebbene la stessa rappresenti un vero e proprio trofeo, e quindi anche la trasformazione di una big passa anche attraverso questo nuovo approccio, ecco, questo modello di pensiero. Ciao Mario, ciao Gianluca, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Come sempre sono d'accordo con Gianluca, diciamo che era giusto fare un po' di turnover, però tutte le novità ieri non è che abbiano funzionato proprio bene, ma per un motivo: il Napoli ha delle, tra virgolette, riserve, dei non titolari che sono molto più forti rispetto alla media delle riserve delle altre squadre. Però non sono probabilmente una squadra, perché non giocano mai tutti e 10, 11 come era capitato ieri insieme. Quindi hanno un valore aggiunto probabilmente se tu ne metti 4, 5, 6 dall'inizio, o se ne metti 5 con le sostituzioni durante una sola partita. E lì c'è sempre stata una perfetta scelta di
Spalletti, e c'è sempre stato un perfetto valore aggiunto che i non titolari dall'inizio o i titolari dal 60esimo minuto, come dice molto spesso il nostro top mister, diciamo, vanno bene. Se tu li metti tutti e 10 probabilmente dall'inizio, non è poi la stessa cosa, perché non sono una squadra abituata a giocare insieme con i meccanismi perfetti o con i nuovi moduli in corso di partita che Spalletti sa fare e mette spesso. Oppure non è la stessa cosa mettere 5 titolarissimi a partita iniziata, anche se la stai vincendo, perché poi è capitata questa, come dire, cosa strana, che ieri la squadra, diciamo, di partenza vinceva 2-1, come poi sono entrati i 5 titolari? Esatto. È stata, diciamo, poi raggiunta, e in 10 è chiaro che la devi vincere comunque, anche con tutte le altre cose che non sono andate bene, arbitro, maglia e tutto il resto. Qui poi ci colleghiamo a quanto detto poc'anzi da Gianluca, no? L'atteggiamento poi dei titolari che poi subentrano successivamente. Però ecco, Gianluca, io voglio commentare anche quanto da te scritto poi nel post partita, ovvero certe sconfitte fanno meno male delle altre. Questa potremmo anche interpretarla come una sorta di monito per quelle che saranno le successive partite, affinché il Napoli possa tenere sempre alta la concentrazione. Sì, io non sono mai dell'idea che esistano sconfitte salutari, è sempre meglio vincere, sia ben chiaro. Però allo stesso modo, al netto dell'arrabbiatura di ieri sera di Spalletti, che ci sta, perché a nessuno piace perdere, poi se rifletti, tutto sommato, se proprio doveva arrivare una sconfitta, ben venga l'eliminazione dalla Coppa Italia, trofeo che il Napoli tra l'altro anche nell'era della Ventis ha già vinto, perché adesso si entra nella fase calda della stagione in cui gli impegni si susseguiranno, ci saranno anche impegni di carattere internazionale molto prestigiosi, perché gli ottavi di Champions rappresentano un traguardo comunque storico per il Napoli, e dovessero arrivare ai quarti di finale sarebbe la prima volta appunto nella storia del club. Certo, a qualcuno farà meno piacere che a qualcun altro, perché ovviamente gli Zerbin, i Gaetano troveranno via via sempre meno spazio nel momento in cui con l'eliminazione dalla Coppa Italia si è usciti appunto da una competizione. Però tutto sommato, come diceva Enzo, poi in questo Napoli in cui ci sono titolarissimi e titolari, lo spazio lo hanno già trovato praticamente tutti, e sarà ancora così, perché c'è bisogno di tutti per una volata che è lunga solo 4 mesi in pratica, però che è molto 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 concentrata a livello di impegni e anche a livello di aspettative, per cui le energie nervose saranno tante da spendere, ed è importante che tutti diano il loro contributo, come secondo me tutto sommato è avvenuto poi ieri sera. Come diceva giustamente Enzo, paradossalmente il Napoli B, quello di partenza, ha fatto meglio del Napoli Mix, che è quello degli ultimi 30 minuti di ieri, che ha un po' esatto, che sembrerebbero addirittura aver fatto peggio, sebbene, ecco, Enzo, noi l'abbiamo detto insieme, l'abbiamo commentata, no? La vittoria del Napoli contro la Juve, abbiamo ritrovato un Napoli veramente, possiamo dire, perfetto, una squadra che sapeva leggere in ogni punto quanto accadeva minuto dopo minuto. Ieri invece sembra che la luce un po' si sia spenta. Ma il campanellino non di allarme, ma da notare che comunque tu hai fatto 2 sconfitte in 4 partite nel nuovo anno, lo devi fare, quelli sono numeri. Però così come è stata, tra virgolette, non salutare, perché dice bene Gianluca, non ci sono mai le sconfitte salutari, però ecco, organizzata la sconfitta con l'Inter, perché serviva poi a rendere probabilmente una preparazione, una programmazione, una mentalità buona nel corso del campionato, l'abbiamo visto già da subito con la Juve, probabilmente sarà sempre non salutare, perché è un titolo che tu comunque non puoi vincere, ma in qualche modo magari da farne tesoro anche questa con la Cremonese ieri. Poi è ovvio che tu una partita del genere la devi vincere anche con la squadra B, la devi vincere soprattutto se sei in 10, e la devi vincere comunque anche se qualche decisione arbitrale, ma non è una questione di genere, lo dico subito, perché se ne vogliamo parlare ne parliamo. Io non tollero tutte le critiche che ci sono state ieri all'arbitro solo perché la terna arbitrale era femminile. Io lo dico, e sapete che io non sono mai tenero con gli arbitri. Ieri la Ferreri, Caputi, Mazzanti, Vento al Mare, come anche nei film di Villaggio con il cognome composto, ha arbitrato meglio di tanti tanti altri uomini delle ultime. Esatto, e questo è un qualcosa che bisogna dire. Inciso sul risultato, però dobbiamo dire che era un arbitro inadeguato a arbitrare una partita della capolista di Serie A, di ottavi di finale di Coppa Italia.
arbitro inadeguato. Vorrei lasciare commentare anche Gianluca su questo aspetto, se si trova d'accordo con te, Enzo. Ma io conosco il direttore di gara di ieri, perché spesso ha arbitrato il Napoli femminile nella passata stagione, visto che faceva parte della Canci prima e successivamente è stata poi promossa ed è arrivata a questi livelli, che sono livelli molto alti, rispetto ai quali ieri sinceramente mi è parsa inadeguata, ma può essere anche semplicemente stata una giornata storta, come capitano giornate storte ai calciatori, come capitano giornate storte ai suoi colleghi uomini. Quindi non emetto un giudizio definitivo, nel senso, non è un arbitro che mi fa impazzire, perché ripeto, l'ho vista più di ogni altro avendola avuta come direttore di gara di tante partite del Napoli femminile, però sinceramente non è neanche un arbitro scarso, è un arbitro come ce ne sono tanti, ripeto, non mi fa impazzire, non mi ha mai convinto del tutto, però non è che gli altri mi abbiano sbalordito ulteriormente. Tra l'altro, ecco, usciamo da Coppa Italia, però resta comunque il campionato, è un 2023 che si apre comunque nel modo migliore e rimane di quanto bello è stato fatto durante questo inizio di campionato, di stagione di campionato, per cui quello che dobbiamo adesso tenere a mente è che il Napoli possa avere alta l'attenzione, la concentrazione per raggiungere sempre di più questo primato. E domenica, Gianluca, per la appunto abbiamo questo derby della Campania contro la Salernitana, una squadra che tra l'altro attualmente è ancora senza allenatore. Che cosa sta accadendo a Salerno? Possiamo restituire qualche notizia in più al nostro pubblico? Allora, la fortuna della Salernitana, secondo me, è che poi tre squadre se le metterà dietro anche quest'anno, perché ha una società talmente forte, una piazza talmente appassionata, è una squadra sinceramente di discreto livello, che alla fine tre squadre se le mette dietro. Però magari, ecco, quello che è stato un po' particolare è stato il discorso relativo a una conferma, quella di Davide Nicola, arrivata giustamente sull'onda dell'entusiasmo di una salvezza miracolosa, quale quella della passata stagione. Però se instant team doveva essere, secondo me doveva essere anche instant trainer, nel senso che poi si poteva riprogrammare su altre basi, perché magari Nicola è stato utilissimo per quel tipo di discorso fatto lo scorso anno da Sabatini. Magari non era l'allenatore di prospettiva che Danilo Iervolino cercava per la sua Salernitana, e credo cerchi ancora, tant'è vero che l'idea nata adesso di pensare a un tecnico come Semplici, o eventualmente al clamoroso ritorno di Nicola, è legato al fatto di finire la stagione con un allenatore a tempo, per poi riprogrammare, ripeto, l'anno prossimo una Serie A diversa, nella quale la Salernitana vuole recitare un ruolo che non è quello che sta recitando quest'anno e che ha recitato l'anno scorso. Volevo invece chiedere ad Enzo che cosa dobbiamo aspettarci, ecco, fermo restando del fatto che il Napoli oggi è comunque concentrato, sicuramente reduce anche dalla sconfitta e dall'uscita di Coppa Italia, convinto comunque anche il Napoli dei propri mezzi, che cosa dobbiamo aspettarci nel derby contro la Salernitana? Chi dobbiamo temere secondo te, Enzo? Non dobbiamo, perché comunque è una gara da non sottovalutare. Non dobbiamo temere nessuno se non il Napoli. Dobbiamo aspettarci una feroce determinazione, come è stata messa con la Sampdoria e con la Juve, pur dopo la sconfitta con l'Inter, e dobbiamo avere questo campanellino di allarme che perfino il Napoli di quest'anno, perfino le bravissime, tra virgolette, riserve, o i bravissimi titolari dal 60° minuto, se non stanno concentrati, qualche rischio lo corrono. Allora non fa nulla che sia successo in Coppa Italia, però ecco un campanellino d'allarme da tener presente, un post-it, un memo, teniamocelo, grazie alla sconfitta di ieri, così potremo renderla, diciamo, utile e non semplicemente una cosa che ci lascia comunque sereni, ma che comunque un po', diciamo, brucia. E riuscirà a reagire come sempre, Gianluca, per te il Napoli contro la Salernitana? Sono molto sereno anche su questo, l'approccio mentale il Napoli non lo sbaglierà, poi la partita la puoi anche perdere, la Salernitana, ripeto, ha anche delle qualità evidenti in alcuni elementi, ha un attacco sinceramente temibile, ha un Villena in mezzo al campo, un giocatore che mi piace tanto, certo manca Mazzocchi e questo si sentirà, però che il Napoli non fallirà l'approccio alla partita, non la sottovaluterà e se avrà la possibilità proverà anche a chiuderla, ne sono convinto, perché l'obiettivo da centrare è troppo grosso e per certi aspetti troppo vicino per permettere di avere cali di concentrazione. Ne parleremo ulteriormente più approfonditamente venerdì a Super Gol dalle 21 qui su Canale 8, proprio con loro, Enzo Aliardi, giornalista di Nicora, e Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport. È un parterre di grande eccezione. Intanto grazie, ci vediamo venerdì con Super Gol, e noi invece ci troviamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Restate con Mattina Live. We'll be right back.
Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. E noi siamo veramente felici di conoscere e di ospitare un talentuoso cantante che con la sua arte è riuscito a conquistare il panorama musicale italiano ma anche internazionale. Tra l'altro lui, sebbene sia molto giovane, vanta una carriera artistica alle spalle già molto prestigiosa a partire dalla sua esperienza a Sanremo Giovani 2014, laddove si classificò come finalista e ancora disco d'argento alla radio, più di 1,5 milioni di followers su tutti i social e ancora oltre 1 milione di streaming e 100.000 views. Insomma, il piacere di conoscere, di presentarvi qui a Mattina Live, Emanuele Ticozzi. Buongiorno Emanuele, ben trovato. Buongiorno a te, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, parleremo di te, ma soprattutto della tua arte musicale, un'arte che riesci a conquistare nel panorama italiano, nel panorama internazionale, ma per restituire un assaggio, no, di quello che è il tuo sound, la tua musica, io direi di ascoltare uno dei tuoi ultimi singoli accompagnato da uno straordinario video, il brano che si intitola Nuvole. Vediamolo insieme. Piovevano le stelle dal buio totale, meritavi un po' di più dei miei crateri. Cercarti tra la mia città non era male, ma ti ho cercato ancora lì, ma tu non c'eri. Pieni vuoti, perdiamo i colori, io ora non so neanche se mi arrendo al terrore, né quando né dove. Spezzi le difficoltà che costruisco, come una pubblicità, come un sipario. Se scendi dalla metro B ti lascio un bacio che fermi tutto intorno a noi come nei film. Ho sbagliato più di 1,000 volte, scegliere non fa per me. Se resto bambino tu resta vicino. Dov'è il confine, c'è mai stato, fra tempo perso e tempo dato, ma resta tra le nuvole, resta tra le nuvole. In testa un altro giorno grigio, il vento non lo spazzerà. Parigi con le lacrime ti dà del tu, e tu rimani sempre un sogno da non fare. La notte è tardi quando ormai non dormo più, per tutti i pesi che mi scordo di portare. Passi stanchi lasciano le orme sulla sabbia, come se tracciassi un ricordo di un sole al tramonto. Dov'è il confine, c'è mai stato, fa tempo perso e tempo dato, ma resta tra le nuvole, resta tra le nuvole. In testa un altro giorno grigio, il vento non lo spazzerà. Questa foresta di me non ti sembra un po' come se è. Anche il sole ride quando siamo in te. Dov'è il confine, c'è mai stato, fra tempo perso e tempo dato, resta tra le nuvole, resta tra le nuvole.
testa un altro giorno grigio, il vento non lo spazzerà. Emanuele Piccozzi e la sua Nuvole, complimentissimi, un brano possiamo dire davvero intenso, no? Una poesia in musica e possiamo ancora dire un brano profondo per appunto come la tua musica. Come nasce questo progetto? Quando trovi l'ispirazione per comporre Nuvole? A Nuvole, diciamo, è stata scritta insieme a Max Calo e Frida, che sarebbe Max Calo, un produttore di italiano, ma di Los Angeles, che praticamente che vive lì. E tra cui aveva lavorato con persone come Whitney Houston, Celine Dion, quindi diciamo, un brano Michael molto... Michael Bublé anche, yes, Celine Dion, esatto, ancora Patti Smith, insomma, esatto. Non un a caso potremmo, esatto, dire. Quindi diciamo che è stato un, diciamo, un, come sonorità è stato facile, diciamo sposare diciamo, il progetto artistico, perché io vengo da quella musica lì, la musica pop, ma anche soul, black, quindi ci siamo trovati un po' subito. Da... Come è stato, ecco, collaborare? Con... Eh sì, diciamo che lui comunque... diciamo, c'ha una forte personalità, perché comunque è molto esigente, perché lavorando con queste persone, però è stato molto gentile, bravo, e poi cioè, alla fine mi sono trovato bene, però diciamo è rimasta solo per quel singolo lì. Poi ho fatto un'altra scelta artistica, quindi ci siamo un po' separati, diciamo. Ultima hit, per appunto stiamo raccontando Nuvole, è stato prodotto da producer di Los Angeles, Max Calo, però nelle immagini abbiamo avuto la possibilità di ascoltare sì il brano Nuvole, molto poetico, intenso, una vera e propria poesia, esatto, in musica, però abbiamo avuto modo anche di apprezzare il video e le immagini, no? La location, sì, che tu hai scelto per questo brano, ovvero Ischia. Ecco, esatto, parlaci un po' di Ischia, perché la tua scelta cade proprio su questa questa isola, l'isola, certo, verde. Diciamo che io sono metà ischitano e metà, diciamo, napoletano, perché i miei nonni abitavano lì, quindi mia madre tutta la sua infanzia tutta lì a Ischia, quindi io da quando sono nato vado a Ischia, quindi in estate, perché poi hanno anche diverse attività, e tra l'altro io sono anche residente a Ischia, anche se abito tra Los Angeles e l'Italia, diciamo, sono residente proprio a Ischia. Quindi, diciamo, vabbè, io per me, diciamo, è l'isola, diciamo, è il posto, il dove cuore, fuggire, esatto. Il cuore. Cuore, esatto. Tra l'altro, ecco, una grande solidarietà da parte nostra per quanto sì, accaduto, no? A Ischia, sì, a Casamicciola e esatto, questa alluvione. Quindi, come hai vissuto anche questo aspetto? Diciamo, io ero a Los Angeles quando, diciamo, ho saputo la notizia, però cioè, è stata... Devastante. Sì, devastante. Noi speriamo che Ischia possa risollevarsi molto presto, e soprattutto, sì, ecco, il seme di speranza viene anche attraverso la tua musica, no? Speriamo, la bellezza di poter ritrovare un'isola, certo, che ha bisogno appunto della solidarietà davvero da parte di tutti quanti noi. Di una rinascita, soprattutto una rinascita per l'estate, perché comunque è un'isola che vive di turismo, quindi speriamo, dai, speriamo bene. Naturalmente noi siamo ottimisti, vogliamo essere ottimisti, e parliamo attraverso, insomma, di Ischia, ma in realtà per raccontare anche la tua, certo, musica Nuvole, ma diciamo anche che tu sei un artista, come dicevo prima, conosciutissimo nel panorama musicale italiano, nel panorama musicale internazionale, ed hai scalato e stai scalando le vette davvero in pochissimo tempo, perché il singolo Il gelo tra noi si è piazzato in top 100 Italia, America, Inghilterra, ed in più vanti anche un tour sold out, sì, sia a Los Angeles e anche a Londra. Come si vive per un artista questo momento così d'oro? Diciamo che ma poi soprattutto, ecco, all'estero, no? Riuscire, esatto, a percepire quella che poi la musicalità è comunque la scelta, certo, degli stranieri, presumo che per te sia motivo ulteriormente di grande orgoglio e grande vanto, perché sì, non è semplice conquistare proprio gli stranieri. Esatto, poi diciamo la cosa più complicata è portare la nostra cultura, ma proprio con gli inediti, nel senso non per forza cantare le canzoni napoletane, perché sono napoletano, però portare i propri brani all'estero e poi vengono apprezzati. Infatti è successo con Il gelo tra noi, che è l'ultimo singolo che ho prodotto io personalmente, quindi se senza grandi distribuzioni, diciamo, di major, diciamo, che in passato ho avuto, però nel senso è stato un fulmine, diciamo, a ciel sereno, perché il brano è stato in vetta praticamente per 4 settimane in Inghilterra, quindi a Los Angeles è arrivato in America, poi anche in Italia, perché comunque io sono italiano, comunque c'è una fetta di pubblico italiano. Sì, è stato comunque... Il brano Il gelo tra noi,
Esatto, Gelo tra noi, che è un brano che ho scritto addirittura 5 anni fa, che poi ho riaperto nel cassetto e poi l'ho fatto uscire perché era il momento giusto. Esatto, come hai capito che quello fosse il momento giusto? Perché comunque siamo reduci comunque da 2 anni di pandemia, esatto, in cui gli artisti sono stati fortemente penalizzati, certo, no? Sì, trascurati, messi da parte, certo, però tu hai capito che quello poi... Sì. Fosse il momento giusto, come lo hai dedotto? Diciamo che è stato, diciamo, subito dopo Nuvole, dopo 3 mesi, ho deciso di riaprirlo e poi di arrangiarlo e farlo uscire in maniera molto estemporanea. E, diciamo, la fortuna mia è stata che comunque in quel periodo sono stato in tour a Los Angeles, perché durante la pandemia siamo stati fermi, però abbiamo comunque avuto la possibilità di crescere sui social. Io sono esploso praticamente quasi in pandemia. E poi da lì, sai, i primi, diciamo, booking, nel senso per lavorare all'estero, e ho accettato, giustamente, perché comunque siamo stati fermi in Italia, e poi da lì, diciamo, non sono più tornato, perché poi ho fatto dei tour, sì. È soldato, avevo detto, a Londra, a Los Angeles, tra l'altro, parlavi di numeri da capogiro, no? Perché sei seguitissimo, per cui presumo che ci sia una grande fidelizzazione anche, certo, con i tuoi fan, con il tuo pubblico, soprattutto sui social, un enorme seguito che per l'appunto è esploso, come dicevi tu, proprio nel periodo pandemico. Ma soprattutto io ti chiedo, perché sì, raggiungere dei numeri vuol dire anche riuscire a creare un'empatia, un contatto, certo, quindi tu personalmente che contatto, che rapporto hai con il tuo pubblico, con i tuoi fans? Diciamo che sono, diciamo, io non li chiamo fan perché io non mi reputo una persona, diciamo, ancora conosciuta, anche se comunque ho dei numeri comunque, cioè, diciamo, importanti, però per me sono amici, nel senso comunque veramente ci incontriamo per strada, chi mi ferma la foto, io dico guarda, ma cioè, che senso ha fare una foto, cioè, perché magari ancora mi devo immedesimare, diciamo, nel rapporto fan e artista, però nel senso... Sei sempre te stessi, insomma. Sì, sono sempre io alla fine, sì, sì. Sì, nel senso... Beh, questo è una grande dote, perché effettivamente riuscire a rimanere coerenti con se stessi, nonostante si raggiunga questo successo così vertiginoso, non è cosa scontata. Sì, sì, diciamo che le cose che facevo prima, le riesco comunque a fare adesso, nel senso, sì, adesso mi fermano per strada, magari chiedono una foto, un autografo, però diciamo rimango sempre io, nel senso, io comunque sono un ragazzo della provincia di Napoli, sì, perché comunque io sono di Frattamaggiore, quindi sono nato e cresciuto là, poi sono, diciamo... E torni per l'appunto alla tua terra, e proprio collegandoci ai fan, credo che il momento del concerto sia quello più bello, è quel momento laddove l'apice sia presente, l'apice di questo scambio di emozioni che per l'appunto si riesce a instaurare con il pubblico proprio in quell'istante, quel preciso momento, per cui magari raccontiamo, però quello che si vive è tutt'altra cosa. Scegli quindi di ritornare al tuo luogo d'origine attraverso un concerto tanto atteso, lo presentiamo in questo istante, il 22 marzo sarai per l'appunto al Teatro Landi per un magnifico concerto in acustico a pieno schermo. Stiamo appunto rinviando con il nostro registratore Mondo la copertina, insomma la presentazione di questo evento. Che cosa dobbiamo aspettarci? Diciamo, io, diciamo che prima di ritornare negli States, diciamo, ho voluto fare questo regalo per tutte le persone comunque che mi seguono, che mi chiedevano perché non canti in Italia, perché non canti in Italia. E niente, ho fatto una richiesta. Esatto, sono una richiesta, diciamo, esplicita pure, diciamo. E, sì, ho preso abbiamo fatto questo concerto, questo bel progetto al Teatro Landi, tutto in acustico. Ancora non ho svelato gli ospiti perché stanno arrivando. Comunque sei invitata. Grazie. Ovviamente devi... Ci saremo anche noi. Esatto. E niente, diciamo, adesso non posso svelare granché. È uscita ieri la locandina in veste ufficiale, i biglietti nei prossimi giorni. Lì stavo restituendo in anteprima proprio questa grande notizia che tutti quanti aspettavano, i tuoi fan che aspettavano da tempo. È un gradito ritorno quello per la tua terra, per un artista che, ecco, probabilmente è più apprezzato all'estero che in Italia. Perché questa cosa? Soprattutto gli artisti italiani sono maggiormente apprezzati all'estero. Ma perché succede così? La cosa insolita è che io sono apprezzato per i miei brani, non per, diciamo, le cover che vado a cantare, quindi, diciamo, perché noi siamo... È un valore aggiunto se apprezzato, esatto, per i brani, no? Esatto, perché, diciamo, c'è, esatto, un, esatto, riconoscimento ulteriore, molti, maggiore molti per l'artista. Molti artisti comunque italiani vanno all'estero ma cantano anche cover principalmente, no? E niente, quindi, diciamo, per me, diciamo, è un vanto, però, diciamo, io vorrei comunque ripartire anche da qui, perché sono tornato qui per dire ok, voglio cercare di mettere anche, diciamo, un punto qua, perché purtroppo non ho mai avuto, diciamo, la fortuna, tra virgolette. Ma in realtà sei giovanissimo, abbiamo detto, quindi nasci da pochissimo e già avanti un successo strepitoso, straordinario. Ti aspettiamo il 22 al Teatro Landi, ma soprattutto, Ema, quale sogno nel cassetto ha? Dove ti rivedi da qui nei prossimi mesi? Sicuramente qui nel nostro territorio, certo, ma poi? Sì, di consolidare diciamo da dove sono partito, mettere un bel, diciamo, punto qui e cercare anche di fare carriera qui, perché comunque è la mia terra, il sangue mio è qui, quindi, diciamo, spero di consolidare, diciamo, il successo che ho all'estero qui in Italia.
noi ti auguriamo davvero tutto il più bel successo. Grazie che tu possa Grazie. Avere, perché lo meriti, ma in realtà è un successo che già c'è, è presente e che sicuramente avremo modo di applaudire, di godere proprio prossimamente il 22 marzo al Teatro Lendi, Emanuele Picozzi, un live in acustico. Complimentissimi. Grazie mille. Davvero complimenti e grazie per averci deliziato con la tua musica Nuvole, ma tanti altri brani, tanti altri singoli che già sono di grande successo. Pubblicità, restate con noi. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in Via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Adesso voltiamo pagina e parliamo di teatro, perché da domani fino a domenica 22 gennaio e poi da mercoledì 23 fino a venerdì 25 gennaio torna al Teatro Nuovo di Napoli con un doppio appuntamento un grandissimo drammaturgo italiano, Rigoletto e Corpo di Stato, le due opere che vedranno per appunto protagonista il teatro di narrazione dell'artista piemontese che vedo già in collegamento. Buongiorno a Marco Baliani. Buongiorno, ben trovato a Mattina Live. Buongiorno, grazie a voi, sono qua. Dunque, maestro, lei torna sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli con due spettacoli in successione ed entrambi sulla scia del suo teatro di narrazione. Che cosa dobbiamo aspettarci da questi due appuntamenti così inediti e particolari? Nel primo, intitolato Rigoletto, naturalmente dal nome si capisce, chi ama l'opera lirica, ama Verdi, può venire a vedermi, ma si troverà un po' spiazzato perché non è il Rigoletto classico di Verdi, anche perché non c'è un'orchestra in scena, io non sono un cantante lirico, è un clown che si fa chiamare Rigoletto. Ho costruito questo personaggio perché sono sempre stato preso e catturato dall'opera verdiana e soprattutto dal rapporto tra questo padre possessivo che è appunto Rigoletto, che vorrebbe che la figlia fosse così, non vedesse il mondo, che fosse protetta, che non toccasse mai la brutalità e la cattiveria che c'è nel mondo, quindi che non vivesse sostanzialmente. Nell'opera di Verdi questo accade e io la riproduco nell'idea di un clown di un circo un po' di secondo ordine, extrapezzista, che quando scopre che la figlia è stata sedotta e amata da questo, dal duca, che si chiama, se il duca è l'angelo del trapezio, il nuovo trapezista del circo, lui da fuori di matto, insomma, non sopporta di essere stato, che gli sia stata tolta questa,
questa figlia, ed è un po' l'idea di una donna oggetto. Questa ragazza è un oggetto nelle mani del padre, come sarà poi un oggetto nelle mani dell'amante, e però poi nello spettacolo alla fine ci sarà un colpo di scena, per cui, che non vi rivelo, però se no non venite a vederlo. E quindi è un lungo monologo, io faccio un lungo monologo, sono nel camerino, è l'ultima notte in cui mi sto truccando, perché io sto per compiere una vendetta, voglio fare in modo che il trapezista smetta di insidiare donne e soprattutto smetta di insidiare mia figlia. Un Rigoletto per appunto che prevede, come ricordava lei, un monologo intenso, una rilettura però inedita, perché è un Rigoletto che per l'appunto guarda soprattutto al mondo circense. Quello che un po' ci meraviglia e che vorremmo appunto sottolineare e far presente anche al nostro pubblico è che lei per la prima volta veste i panni di qualcun altro, no? Rispetto a quello che è stato il suo precedente background. Ecco, dopo tante interpretazioni, narrazioni personali, che cosa vuol dire uscire un po' dalle vesti, quelle già conosciute, ed interpretare qualcun altro, anche se non è un qualsiasi qualcun altro, è un Rigoletto un po' diverso, ma che comunque è un Rigoletto. Allora, qui mi sono preso un po' lo sfizio, io per tanti anni sono conosciuto più come appunto narratore, raccontatore di storie. Il raccontatore di storie è qualcuno che racconta la storia di tanti personaggi, non è uno solo. Io quando racconto devo entrare e uscire dalla pelle di molti personaggi, ma ho poco tempo a disposizione. E invece il lavoro dell'attore nella sua classica forma è proprio quella di stare per un'ora e venti, un'ora e mezza dentro un solo personaggio. E quindi mi volevo toccare anche questo aspetto. Poi è vero che nella mia carriera ho fatto tante altre volte, ho interpretato personaggi per tutta la durata di uno spettacolo. Però era molto tempo, non lo facevo, ormai sono abbastanza vecchio, mi sono detto per provare a vedere cosa succede a stare per un'ora e un quarto dentro la pelle di Rigoletto. E quindi è un'esperienza molto forte, molto bella e molto difficile anche, perché già lo sapevo che era difficile. È difficile poi riuscire dopo a uscire dalla pelle del personaggio. Esatto, come avviene questa transizione, questo passaggio, ma soprattutto quanto tempo ha dedicato alla preparazione del Rigoletto? Il tempo è sempre tantissimo, il pubblico non può mai sapere quanta fatica c'è per arrivare poi a essere pronti per la scena. Mi hanno aiutato molto le musiche, quindi Cesare Chiacchieretta e Giampaolo Baldini, che sono un fisarmonicista e un chitarrista eccezionali, e grazie a loro anche alla musica, che sono le arie verdiane, che si riconoscono ma non sono proprio le stesse, quindi anche qui per il pubblico c'è un po' uno spiazzamento, però grazie a loro sono riuscito di più a trovare le parole che servivano per interpretare il mio personaggio, come è un personaggio che si sta truccando, si sta vestendo da clown, è nel camerino e questa notte accadrà la maledizione. E accadrà la maledizione, e quanta sofferenza, no? Cioè poi dietro quello sorriso che il pubblico si aspetta quando si indossa la maschera appunto anche del clown, il pubblico presume che ci sia sempre felicità in quel volto, e invece poi tutt'altro, ci sono tutt'altri sentimenti. Succede sempre così, infatti è un classico che il clown ride fuori ma non ride dentro. Poi vabbè, è arrivato Stephen King, il classico, il clown l'ha fatto diventare un mostro. Esatto, ma quella poi è ancora un'altra chiave di lettura. Io verrei, ecco, adesso commentare anche il suo secondo spettacolo, no? Che avremo la possibilità di ammirare, di apprezzare, Corpo di Stato, che per l'appunto invece rispetto a Rigoletto sicuramente è un qualcosa di più vicino alle sue precedenti esperienze, perché al centro c'è il delitto Moro, un fatto storico di narrazione che lei conosce molto bene, che fa parte della nostra storia e che oggi diventa ancora più attuale, ed è giusto, no? Che anche il teatro si faccia responsabile nel raccontare un evento che comunque ha riguardato una pagina fondamentale della nostra storia, che per appunto tutt'oggi è ancora attuale, ed è un fatto che lei tra l'altro ha vissuto anche in prima persona, proprio in ottica di narrazione. Sì, e io infatti racconto in prima persona, uno spettacolo da questo punto di vista molto strano, perché di solito l'attore interpreta un altro personaggio e qui invece interpreto me stesso. Io racconto, avendo vissuto in prima persona quei 55 giorni della prigionia di Moro, li racconto dal mio punto di vista, cosa mi succedeva a me, ai miei amici, ai compagni che avevo intorno, a Roma, in quei giorni, le atmosfere, i climi, le tensioni, le paure, insomma tutto.
cerco di raccontare quei 55 giorni in una forma molto sincera e quindi molto spietata. La racconto a dei giovani, perché lo faccio nelle mattinate scolastiche, e mi piace molto che questo spettacolo, che ormai ha quasi 20 anni, perché la prima volta l'ho fatto in diretta Rai, era il 98, per cui ha tanti anni sulle spalle. Cosa cambia in questi 20 anni nell'interpretazione? Si riescono a raccogliere sempre più sfumature? Più che le sfumature, quello che raccolgo è l'incredulità dei giovani che mi vengono a vedere, perché vedono un'Italia che per loro sembra non so, Marte, non so, è qualcosa che non si immaginano proprio che potesse essere così. Siccome nello spettacolo ci sono anche spezzoni di immagini, di foto di quegli anni lì, e veramente poi dopo lo spettacolo sto con loro un'ora e mezza a chiacchierare, a discutere, a sentire le loro domande. Esatto, le loro domande. Penso che siano tante, anche perché centrale è questo quest'ordine un po' dicotomico e al contempo conflittuale, no? Tra un'esigenza di rivolta contro le ingiustizie e l'assumere in prima persona anche il ruolo di giustiziere. Questo naturalmente è un'ottica molto conflittuale ed è un tema che lei ha conosciuto anche attraverso delle esperienze precedenti. Certo, sì, è un po', diciamo, essendomi formato anche teatralmente in quegli anni lì, il tema della giustizia e l'ingiustizia è un po' un imprinting, è quasi come se fosse, diciamo, è il mio maelstrom, è il posto in cui continuo a girare, ma riuscire a risolvere, sperando di non inabissarmi. Esatto, ma è riuscito per trovare questo posto? Non si riesce ancora a trovare un luogo centrale che possa... Non si riesce mai, se no altrimenti se l'avessi trovato smetterei di fare teatro. È vero. Due storie molto diverse, molto particolari e che la vedono appunto protagonista nella nostra città, al Teatro Nuovo di Napoli. C'è qualcosa che lega entrambe secondo lei? E se sì, quale? No, secondo me in queste due opere sono contento perché sono proprio agli antipodi. Cioè Rigoletto tutto sommato appartiene alla tradizione del teatro, invece Corpo di Stato è un'innovazione totale che fa parte della mia storia e del mio percorso. Certo, quello che li unisce è il mio corpo, è in scena lo stesso attore che una volta è irriconoscibile perché ha una maschera incredibile e è una gobba sulla schiena, e la seconda sono io stesso senza trucco, così come mi state vedendo adesso. Quindi sono proprio due momenti della mia vita e della mia carriera diversissimi tra di loro, ma Napoli si merita questo, perché Napoli è una città che può accogliere tutte le diversità del mondo, è meraviglioso da questo punto di vista. Grazie di queste belle parole, no? Non scontate, che lei sta regalando alla nostra città e che noi in questo momento apprezziamo con grande stima nei suoi riguardi. Quello che volevo commentare anche con lei è un altro aspetto, sicuramente le sue storie sono centrali perché mettono al centro l'uomo con le sue fragilità, l'uomo con la voglia di andare alla ricerca di quelle che sono le giustizie per ribellarsi invece alle ingiustizie. Sono storie laddove l'uomo è sempre presente nella sua voglia di cercare un posto nel mondo. Potrebbe essere questo aspetto anche un po' il riflesso, no, del maestro Marco Baliani, e le chiedo a questo punto se un posto nel mondo effettivamente si può trovare. In realtà lei già mi ha anticipato poc'anzi la risposta, però in un'ottica di quella che è una visione anche un po' filantropica, no? Volevo un suo parere in merito. Beh sì, cioè quelli che lottano per tentare di trovare un posto nel mondo sono tutte lotte giuste, sacrosante, alcuni come Giulio Regeni non ce la fanno, no? E altri invece ce la fanno. Il mondo non è un posto bello dove stare, è sempre difficile, la vita è molto faticosa e non abbiamo le soluzioni, soprattutto per quello che riguarda giustizia e ingiustizia non abbiamo mai trovato la soluzione, anche se la nostra democrazia ha fatto tanti passi avanti, cioè cercare di ottenerla. Adesso naturalmente io faccio teatro, quindi il teatro si occupa dei conflitti, il teatro non si occupa delle soluzioni e non offre soluzioni, il teatro offre la possibilità di mettersi davanti a uno specchio e di farsi delle domande inquietanti, a volte anche un po' spaventate. Comode, no? Non scomode, esatto, ha detto una bella parola, il teatro deve essere scomodo, se no, vabbè. No, può essere anche un teatro meraviglioso, io vado anche a vedermi le opere teatrali dove rido, mi diverto, sono tranquillo e mi pacificano, e forse anche in tempi molto brutti, quando a Sarajevo c'era la guerra, gli spettacoli più belli erano le commedie, perché giustamente la gente vuole anche poter... Ha bisogno un po' di leggerezza, però in questo scenario storico la voglia, ecco, dell'uomo di trovare un suo valore, no? Una sua motivazione all'interno del mondo è una domanda che effettivamente ci riguarda
guarda da sempre, veramente da sempre, da quando è nato il mondo effettivamente. Noi saremo ben felici di ritrovarla e di applaudirla prossimamente, appunto in occasione di questi suoi spettacoli che la vedono protagonista, e di cui io voglio ricordare nuovamente gli appuntamenti, quindi da domani fino a domenica 22 e poi da mercoledì 23 fino a venerdì 25 gennaio avremo al Teatro Nuovo di Napoli un grandissimo drammaturgo italiano con la presentazione di Rigoletto e Corpo di Stato. Grazie davvero a Marco Baliani per essere stato qui con noi, complimentissimi, a presto. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie di cuore. E toi, 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 quando si fa teatro. Dunque, cambiamo argomento e parliamo invece adesso delle quelle che sono le novità letterarie, e questa novità letteraria ci catapulta nel XV secolo, nel pieno di quelle che sono le vicende politiche che coinvolgono le famiglie reali di Borgogna e anche Aragona. E ad alimentare sangue e misteri ci sono le influenze magiche del Sacro Calice di Valencia. Ne parliamo con la nostra scrittrice, lei tra l'altro è una delle scrittrici più apprezzate dai lettori, Patrizia De Biche, buongiorno, ben trovata, e con lei presentiamo il suo ultimo volume, Il segreto del calice fiammingo. Buongiorno, grazie. Buongiorno e grazie a voi. Allora, se ci può anticipare appunto quest'opera, noi stiamo vedendo a pieno schermo anche la copertina, tutto nasce dalla storia di Jan van Eyck, il maestro pittore fiammingo, che è stato inviato dal Duca di Borgogna come spia per testare la fedeltà dei suoi alleati. Da qui i desideri del pittore di Philippe Le Bon, di Alfonso V e il profetico calice sono al centro per l'appunto di un plot che si sviluppa in questo thriller molto avvincente, laddove la storia diventa anche parte predominante del racconto. Ma direi, va bene, una storia vera che fa da cornice, da punto focale e spinta a quella che poi si è potuta costruire, io ho potuto costruirci una fiaba. La storia di cui parlo, l'ambiente, il periodo di cui parlo, i personaggi sono veri, sono reali. Quello che mi piaceva molto era trovare un filo comune, un fil rouge che dalla Francia, in quel momento in preda, straziata dalla guerra dei cent'anni, portasse fino a Napoli, perché Napoli doveva essere, in un certo senso, una delle protagoniste della storia, ma anche sarà poi il punto di arrivo. Il punto di arrivo, che bello, ecco, sapere che Napoli diventi poi il punto di arrivo e che possa, ecco, permettere di conoscere quella che è poi l'evoluzione anche di fatti e personaggi raccontati all'interno del suo volume. Quello che volevo chiederle però, la storia oggi può essere di grande fonte di ispirazione per la narrativa, ma quanto lavoro di ricostruzione storica lei ha dovuto realizzare per maturare questo volume letterario che stiamo presentando al nostro pubblico? All'inizio giocavo in casa, perché in fondo io vivevo in Lussemburgo, sono diventata lussemburghese, quindi lavorare su dei personaggi nordici e soprattutto eleggere al mio protagonista Jan van Eyck, il massimo maestro della pittura fiamminga, il creatore dell'agnello mistico, il genio riconosciuto universalmente, era molto stuzzicante come idea. E siccome è veramente la vita e la realtà di Jan van Eyck è quella che io descrivo, è stato semplicemente approfittare della sua grandissima bravura come pittore, ma anche della sua grande abilità come spia, perché lui veramente la spia di Filippo di Borgogna e fu veramente una pedina importante nello scacchiere
storico dell'epoca. Nello scacchiere storico dell'epoca però diventa centrale anche un oggetto, qui le fa riferimento che è anche evocativo del titolo, che restituisce il titolo per l'appunto all'opera, ovvero il Santo Calice. Che valore il Santo Calice assume nella storia in generale, ma poi anche nel racconto, e perché ancora oggi assume quel valore di curiosità, di fascino, di mistero? Insomma, le reliquie in senso generale hanno sempre affascinato sia miti che leggende, e in un certo verso anche la storia. Beh, e comunque il calice di Valencia è un oggetto spettacolare, si va a vederlo, è famosissimo, soprattutto anche perché è composto da due, in un certo senso, coppe sovrapposte, ornate di rigi. Si dice, sono le solite leggende, si ritorna al Sacro Graal, vabbè. Esatto. Questo... Mi permetta la curiosità, dove troviamo una diversificazione dell'uno rispetto all'altro? Beh, la diversificazione la troviamo nel fatto che in questo caso il Sacro Calice diventa un po', è l'emblema, un po' il talismano della famiglia della Madonna. Per cui per loro è una cosa sia religiosa che in un certo senso magica. Per cui, essendo il talismano della famiglia d'Aragona, il fatto che su questo calice nasca una profezia, va bene, che poi sarà anche quella il motivo e filo trainante della storia, mi è stato molto utile proprio per costruire quello che doveva essere la trama avventurosa della storia. Per costruire la narrazione, le ho anticipato prima, fondante anche il tema del viaggio, e nel suo significato letterale, ma anche nel suo significato metaforico, e diventa caratteristico, ricordava prima, proprio come i personaggi si muovono nel racconto della narrazione attraverso appunto quella che è una successione proprio topografica, no? Per cui incontriamo i cavalieri che toccano Bruges, Valencia, Barcellona, Aragona, Gaeta, Genova, Milano, Arras, Borgogna, fino a raggiungere Napoli, che appunto lei ricordava prima è cruciale nell'opera e diventa appunto d'arrivo. Ma che cosa succede quando arriviamo poi a Napoli? Che cosa accoglie Napoli, tutte queste esperienze precedenti? Napoli in questo romanzo, che naturalmente si sviluppa per ben 20 anni, assiste alla morte della grandissima regina Giovanna, poi alla successione, e quindi all'eredità di Giovanna d'Anjou, che lasciò formalmente il suo stato agli Anjou, al Renato di Anjou, va bene, prima lei avrebbe voluto lasciarla al fratello maggiore, ma il fratello maggiore morì di malaria. Ma era contesa, è una successione contesa, perché gli Aragona hanno sempre mirato a Napoli, ci arriveranno, sarà una lunga guerra, un lungo combattimento, una lunga storia che proprio porterà, va bene, finalmente l'incoronazione di Alfonso di Aragona al trono successivo, quando alla sua morte, del figlio Ferdinando, per Napoli. Ma non solo porterà a Napoli la famiglia di Aragona, quindi da questo momento la dominazione spagnola di Napoli parte con questo arrivo degli Aragona parte qualcosa di più, perché insieme ai Van Eyck, e soprattutto insieme al figlio nipote di Ian Van Eyck, che è Barthélemy Van Eyck realmente esistito, arriva a Napoli una cosa inimmaginabile, perché arriva quello che si è sempre pensato che fosse il più importante segreto fiammingo, il segreto del medium, una speciale miscuglio di ambre, eccetera, che permetteva di dipingere, che regalava la pittura ad olio a quello che erano i grandi pittori italiani. Quindi
Un altro elemento che appunto si riempie, no, di quel mistero che appunto ritroviamo in questo volume, tra l'altro lei ambienta i suoi romanzi in un periodo storico molto preciso, dal 500 al 700, c'è la volontà di recuperare una parte della nostra storia che probabilmente oggi poco conosciamo, proprio il periodo che va dal 500 al 700. Esatto, ma io vorrei, e soprattutto, momento, il problema dell'Italia è che l'Italia è un paese che è nato... Noi si parla d'Italia, ma Italia nasce solo tardi, molto tardi, con i Savoia. Prima sono un insieme di stati, esatto, dominato quasi 500 anni dalla Spagna. Poi ci sono dei piccoli stati, c'è uno stato della Chiesa, c'è stato lo stato degli Angiò, lo stato per un breve periodo, quindi francese, Napoli, eccetera, è francese per un periodo. Ma in realtà, va bene, l'Italia è un conglomerato di piccoli regni, di ducati, eccetera, che solo fino a un certo punto diventerà uno Stato vero. Si è tentato molte volte di farne un vero Stato, ma non c'è stato mai possibile. Altrettanto, quello che è molto interessante in questo romanzo è che proprio questo... costruzione, infatti c'è come ci sono si creano delle alleanze, si creano proprio delle tutti mirerebbero a fare dell'Italia uno Stato, ma in realtà poi passerà molto tempo, insomma un'occasione comunque per leggere ancora una parte importante della nostra storia. E io direi di rimandare a pieno schermo proprio la copertina di questo volume di una delle scrittrici più apprezzate dai lettori, Il segreto del calice fiammingo. Grazie davvero a Patrizia De Biche, che è stata qui con noi per raccontarci questo volume straordinario. Grazie a Pesso e complimentissimo, un grande abbraccio. Grazie a voi per avermi voluto con voi. È stato un piacere conoscerla, davvero complimentissimi. Pubblicità, restate con noi. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Spazio dedicato alla medicina, parliamo di aggiornamento ma soprattutto di prevenzione nell'ambito della ricerca cardiologica, e lo facciamo in compagnia dei promotori del prossimo evento, ovvero congresso ANCE in Campania, per cui diamo il buongiorno e il bentrovato al dottor Roberto Breglio, presidente del convegno nonché presidente regionale ANCE. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Insieme al dottor Massimo Romano, responsabile scientifico nonché consigliere regionale, consigliere nazionale ANCE. Buongiorno, ben trovato. Dunque, parliamo di questo convegno, ma soprattutto un passettino indietro, diciamo che cos'è ANCE. ANCE Cardio è l'Associazione Nazionale Cardiologici Extra Ospedalieri, che però appunto opera su tutto il settore nazionale. Come nasce questa bellissima realtà? Che cosa racconta? Allora, ne parlo un po' io. È una realtà che rimonta già molti anni fa. Una volta c'erano soltanto gli universitari e gli ospedalieri.
in realtà il territorio dal punto di vista soprattutto della prevenzione è quello che conta, l'abbiamo visto anche con la pandemia. E quindi è un'associazione che ha riunito per tanti anni, ha fatto soprattutto cultura e informazione, migliaia di cardiologi e anche di medici che operano in questo settore, internisti, geriatri, medici dello sport e anche medici di base. Quindi ha avuto sempre un'attività scientifica importante, organizzando dei congressi nazionali e avendo anche un'attività a livello regionale storica, perché poi la Campania ha avuto sempre un ruolo trainante nell'ambito della nazione. Attualmente noi facciamo questo congresso regionale, a maggio ne faremo nazionale a Roma. L'obiettivo è sempre quello di fare aggiornamento, anche perché la medicina in ospedale è importantissima, certo, ovviamente. Però ovviamente se il territorio funziona, le necessità, cioè, proprio lo vediamo in questo momento, che cos'è caricare gli ospedali di un'attività che non riescono a svolgere adeguatamente, anche se abbiamo in Campania un'ottima rete infarto, per esempio. Sensibilizzare in ottica di prevenzione, questo è lo scopo, e appunto ci sarà un convegno a Roma, ma adesso invece ve ne sarà uno a brevissimo tempo appunto nella nostra regione Campania, il prossimo congresso ANCE, che si terrà per l'appunto il 20 gennaio al Palazzo Alabardieri di Napoli e sarà dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Noi parliamo di prevenzione, però restituiamo anche a pubblico quali possono essere, no, i campanelli d'allarme che devono farci preoccupare in ottica sempre di prevenzione, ma in realtà dobbiamo arrivare un momentino prima. Allora, il congresso di venerdì è incentrato proprio nella prevenzione cardiovascolare, quindi nel prevenire tutti quelli che sono le possibili cause di aterosclerosi. Quindi naturalmente ridurre l'incidenza della dislipidemia, ridurre il sovrappeso, ridurre eventualmente quelle che è l'ipertensione, il diabete, quindi prevenire tutte quelle che sono le possibili cause di formazione della placca a livello delle arterie e soprattutto delle arterie coronarie. Diciamo che abbiamo voluto iniziare il congresso proprio con il cambio di stile di vita e quindi con una relazione della professoressa Colao che ci presenterà proprio qual è il modo di avere un approccio preciso per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare proprio nello stile di vita e l'uso di quelli che possono essere degli integratori che attualmente ci possono aiutare sia per diminuire il livello di colesterolo che trigliceridi, l'uso invece di quelle che sono le linee guida di farmaci che, come sappiamo, sono soprattutto le statine e che hanno cambiato la nostra realtà, riducendo di oltre il 30% il reinfarto e permettendo di ridurre quella che è l'incidenza del reinfarto e della patologia aterosclerotica. Dottor Berlio, vediamo un po' entrare nel merito e dire a pubblico quali sono le patologie più comuni, ma soprattutto se ne soffrono più le donne o gli uomini, oppure e se ulteriormente vi sia una fascia d'età anagrafica deputata alla quale prestare maggiormente attenzione. Diciamo che la prevenzione deve cominciare da appena i ragazzi fanno attività fisica, possono cambiare stile di vita, perché purtroppo in Campania abbiamo un alto grado di obesità infantile. Dobbiamo dire che naturalmente l'incidenza delle patologie è correlata a infarto, ipertensione, diabete, obesità, sovrappeso, alla dislipidemia, come dicevamo precedentemente. E quindi la prevenzione nasce già dall'età adolescenziale. Avere un adolescente che sa che è utile mangiare in un certo modo e fare attività fisica, poi sarà sicuramente
un adulto che meno avrà problemi cardiovascolari. Rischia ad avere dei problemi cardiovascolari, abbiamo parlato però di fattori esterni, no? Io invece vorrei chiedere anche se a ciò si aggiunge una relativa predisposizione nelle malattie cardiovascolari e se sì, a questo punto quali sono gli esami che possono venirci incontro in aiuto per in ottica di prevenzione, quindi saperlo prima magari ci aiuta a comportarci diversamente. Allora, una volta, se si ricordano, le persone più grandi, c'era per esempio, si facevano il TAS e la VES per controllare eventuali patologie delle tonsille e quindi il rischio della malattia reumatica che mieteva un sacco di vittime, perché soprattutto nel sud avevamo un sacco di malati, soprattutto donne, affette da patologia valvolare. Adesso, grazie a Dio, con l'alimentazione migliorata, però adesso siamo caduti in altri eccessi perché lo stile di vita è molto peggiorato rispetto a qualche anno fa. Molto più energico, dinamico, per cui... Sì, però adesso c'è un abuso di alcol, il fumo, soprattutto nelle ragazze molto giovani, la mancanza di sonno e così via. Poi ovviamente bisogna pure tenere conto della familiarità, perché ci sono famiglie purtroppo nelle quali la genetica influenza, cioè è difficile sfuggire all'ipertensione, al diabete se uno non sa gestirsi, e quindi anche questo. E un altro discorso importante è il rischio delle malattie, delle aritmie cardiache su base genetica, che spesso mietono vittime soprattutto dai giovani e vanno conosciute. Per esempio è impossibile pensare di questi tempi che ci sono persone che non fanno un elettrocardiogramma se non per un'operazione oppure per esempio al momento che aspettano un bambino. Non è possibile, perché spesso basta fare un elettrocardiogramma per accertarsene. Esatto, tra l'altro prima parlavamo di prevenzione, ma soprattutto l'attività fisica regolare, la sana alimentazione riescono a tenere in costante monitoraggio il colesterolo e anche i trigliceridi. In caso però di valori squilibrati, le prime parole di integratori, gli stessi possono essere di valido aiuto per riporre un equilibrio. Assolutamente sono di valido aiuto, soprattutto in prevenzione primaria, cioè in quelli che hanno valori elevati colesterolo e trigliceridi, ma non hanno ancora avuto degli eventi cardiovascolari. Parlo di eventi come cardiopatia ischemica, sia infarto oppure ictus cerebrale, oppure la presenza di placche aterosclerotiche a livello delle carotidi e o delle arterie degli arti inferiori. Diciamo che il paziente, come poi vedremo nel congresso, deve essere studiato prima con visita, elettrocardiogramma, una buona anamnesi, poi si deve passare a livelli superiori, cioè l'ecocardiogramma, l'eventuale possibilità di ecodoppler delle arterie sia nel distretto dei tronchi sovraortici sia della aorta addominale sia degli arti inferiori, e poi diciamo abbiamo la possibilità di andare a studiare con coronarotac già le coronarie senza fare la coronarografia, con la prova da sforzo che viene utilizzata proprio per vedere, diciamo, quanto possa fare il paziente, anche che ha avuto già un evento, e quindi la riabilitazione cardiologica, migliorare la sua capacità di allenamento, sia andare a vedere sempre con esami, diciamo, non invasivi, le carotidi e le arterie e l'aorta addominale. Tutti aspetti importanti che ANCE Cardio, l'Associazione Nazionale Cardiologi e Extraospedalieri, tiene a cuore e pone come obiettivo nel presente e anche nel prossimo futuro. Ricordiamo l'appuntamento del convegno il prossimo 20 gennaio a Palazzo Alla Barbieri di Napoli. Ecco qui la presentazione del congresso, e ricordiamo soprattutto che il tutto è stato realizzato in collaborazione della Manager Territory farmaceutico, la dottoressa Elda Desiderio Pinto. Grazie agli ospiti, grazie al dottor Massimo Romano, responsabile scientifico consigliere nazionale ANCE, e grazie al dottor Roberto Breglio, presidente del convegno e presidente regionale ANCE, per essere stati con noi. Piccolo break.
Vi presentiamo una magnifica conferenza cantata in scena presso la Casa del Teatro Trianon Viviani domani alle ore 21. Parlo del secondo appuntamento delle Mille e una Napoli, un ciclo di tre spettacoli che si avvale della bellissima e meravigliosa e straordinaria voce dell'artista Francesca Colapietro e degli arrangiamenti del maestro, nostro ospite, Mariano Bellopede. Buongiorno maestro, ben trovato. Grazie. Dunque, parliamo di questo secondo ciclo di appuntamenti, di incontri davvero speciale. Questa volta il focus sarà proprio dedicato ai canti antichi. Sì, assolutamente. Domani abbiamo questa puntata, come dicevi tu, dedicata ai canti antichi. Siamo in scena io e Francesca, altri due musicisti molto bravi, Marco Fazzari alla batteria e Luigi Fiscale al contrabbasso, e poi abbiamo dei super ospiti straordinari che sono i Paese Mio Bello, ovvero Gianni Lamagna, Lello Giulivo, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi e i chitarristi Michele Bonet e Paolo Propoli. Beh, straordinari. 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 Loro straordinari è appunto loro che rappresentano Paese Mio Bello, ma straordinaria anche è la voce di Francesca Colapietro, un artista di grande talento che appunto ti accompagnerà sul palcoscenico e col quale si riesce tutte le volte a creare un'atmosfera molto magica e che piace al pubblico, perché voi al Teatro Trianon Viviani siete di casa oramai, siete apprezzatissimi, sì, dal pubblico. Sì, devo dire che è iniziata quasi per caso questa cosa, perché noi ne abbiamo parlato con Marisa, la direttrice artistica, Marisa Laurito ovviamente, e con Gianni Pinto, che è invece il presidente del Trianon. Dobbiamo questa cosa delle conferenze cantate molto a loro due. E ne abbiamo parlato appunto con Marisa un anno e mezzo fa, insomma, prima della stagione precedente, e a Marisa è piaciuta molto l'idea e l'ha elaborata, sviluppata, anzi poi insieme abbiamo elaborato e sviluppato questa, appunto, Le Mille e una Napoli, una serie di appuntamenti a tema. Ogni serata abbiamo avuto un tema diverso da approfondire attraverso aneddoti, racconti e soprattutto ovviamente canzoni, e un ospite, per cui abbiamo avuto Lebanesis, abbiamo avuto Massimo Masiello, lo stesso Lello Giulivo, c'è stato Marco Morandi, e domani appunto avremo i Paese Mio Bello tutti insieme. In ottica di approfondimento, tema dedicato appunto sono i canti antichi napoletani, che sono sempre stati oggetto comunque di ricerca e di grande studio e che hanno sempre affascinato il mondo musicale internazionale. Posso chiederti perché, ma soprattutto cos'è che li ha resi all'epoca, ma ancora tutt'oggi, così speciali e autentici? Guarda, dalla ricerca che abbiamo fatto proprio in questi mesi in funzione della puntata di domani, posso dirti che secondo me la spontaneità di questi canti, spontaneità, sì. Quello che abbiamo riscontrato innanzitutto è la grandissima ironia che c'è nei testi, sia che parlino di amore, sia che parlino anche del sociale, diciamo del sociale nel senso spicciolo del termine. C'è un'ironia che ancora oggi, a distanza di secoli, attuale fa ridere ancora. E poi è bello perché è diretto, come dicevi tu, è spontaneo. Sì. Ma se dovessi scegliere una canzone, no, che è un po' emblema, d'icona dei canti antichi, quale sceglieresti? Allora, sicuramente l'icona per eccellenza sono le Villanelle. Quindi parliamo del 500 e del 600, però non solo, perché la questione dei canti antichi risale quasi ormai a 1000 anni fa, diciamo, parliamo proprio di Medioevo, 1200 insomma più o meno, e se andiamo avanti nel tempo, cioè fino ad arrivare a quella che è stata poi la canzone classica napoletana, cioè la prima canzone classica che è Io ti voglio bene assai, 1839, in tutti questi secoli abbiamo moltissimi generi musicali nati a Napoli, sviluppatisi a Napoli, ma anche divulgatisi nel resto del mondo. Noi per esempio cantiamo tra le varie cose una canzone scritta da un compositore belga in napoletano, ispirata e fatta proprio su misura, cioè proprio come se fosse una canzone napoletana a tutti gli effetti. È un canto antico. Intanto vediamo proprio le immagini, no, dell'artista Francesca Colapietro, che possiamo magari vedere a pieno schermo, così restituiamo l'idea di chi il maestro Mariano Bellopede avrà in scena al suo fianco. Abbiamo detto anche Paese Mio Bello, parlavamo di divulgazione della musica e per l'appunto Paese Mio Bello da sempre, no, si fa promotore della divulgazione della musica partenopea nel mondo. Assolutamente, guarda, io sono veramente, noi siamo straonorati di averli. Ma per il semplice fatto che io ho assistito a qualche concerto dei Paese Mio Bello, spero l'abbiate fatto in tanti, perché veramente si ha la sensazione di entrare all'interno, dico una cosa un po', all'interno di un Vangelo della cultura napoletana, senza che loro facciano, cioè loro non è che stanno lì a spiegarti le cose in maniera saccente, no, in maniera molto naturale, in maniera molto spontanea, come dicevamo prima. Tu hai la sensazione di essere avvolto da una cultura, non solo dalla musica, e lo fanno semplicemente cantando e tutt'al più leggendo qualcosina.
Ovviamente a questo unisce il fatto che hanno quattro voci pazzesche, straordinarie, il tutto armonizzato. Armonizzate, esatto, che si armonizzano fra loro, tra l'altro con questo sottofondo che mette in scena e che racconta la vita anche del popolo napoletano. E a proposito di vita, quando si parla di musica, di canzone napoletana, il primo pensiero non può che non andare all'amore, no? Perché diciamo sempre che l'amore è fonte di ispirazione della musica napoletana in generale, ma sì, della musica napoletana in particolare, e l'amore viene intesa come quel simbolo, no, dell'arte, e che un po' preannuncia anche il terzo ciclo di appuntamenti, perché dicevamo tre aree dedicate, sì, aree tematiche. Nella terza area c'è un altro appuntamento di questo ciclo titolato La Napoli innamorata. Possiamo preannunciare già qualcosa? Sì, tra l'altro io ho avuto una notizia proprio qualche ora fa, proprio dal Trianon, che pare che il prossimo appuntamento è questo sold out, perché è stato, tra le altre cose, venduto agli studenti. Ovviamente queste conferenze, nate proprio con uno scopo divulgativo, avevano come obiettivo, hanno come obiettivo proprio quello di arrivare ai più giovani. Anche per questo motivo, insomma, Marisa ha voluto fortemente che ci fossimo anche io e Francesca in questo ciclo di conferenze. Per cui il prossimo appuntamento, che parla della Napoli innamorata, pare che come tema abbia colpito molto le scuole e i professori. I giovani, insomma. In realtà colpisce tutti, quando si parla di amore tutti quanti ne siamo interessati ed affascinati. Intanto ricordiamo l'appuntamento, domani alle ore 21, il secondo appuntamento delle Mille e Una a Napoli, un ciclo di tre spettacoli che per l'appunto si avvale della bellissima voce di Francesca Colapietra, vi abbiamo presentato prima le immagini, gli arrangiamenti invece sono del maestro Mariano Bellopede, e in questo ciclo particolare, in quest'area tematica dedicata ai testi, canti antichi, vi troveremo un ospite d'eccezione, Paese Mio Bello. Come possiamo, cosa dire al nostro pubblico? Semplicemente vi aspettiamo domani 21 nel teatro per eccellenza, il Teatro Trianon Viviani, che ha un'acustica meravigliosa, un palco meraviglioso, una delle luci fantastiche. Vi aspettiamo, ci sono ancora pochi posti, ma ci sono. Ci saremo, grazie a Mariano Bellopede per averci raccontato della sua musica, della sua arte. Grazie, grazie di cuore. Pubblicità, restate con noi. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. And it's me, oh Lord,
standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. My brother and my sister, bless me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. Sister bothers me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. It's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. And it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. And it's me, oh Lord. Standing in the need of prayer. Era solo un piccolo assaggio e bellissimo assaggio di ciò che animerà la Fondazione Focus il prossimo 20 gennaio. Infatti avete potuto ascoltare il sound super riconoscibile dei ragazzi della terza classe, la notissima band di Bluegrass, che festeggerà ai Quartieri Spagnoli i primi 10 anni di carriera, con chi in questi anni ha condiviso con la band un pezzo del proprio cammino. Li abbiamo qui, il piacere, ecco, di presentarli, ma soprattutto di conoscerli, quindi andiamo a dare a loro il buongiorno, il ben trovato alla terza classe con Pierpaolo Provenzano, buongiorno Pierpaolo, e poi Rolando Maraviglia, ciao. Buongiorno, e c'è ancora Riccardo Antonielli, ciao Riccardo, Alfredo De Clesis, e Michelangelo Bencivenga. Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi, siete stati strepitosi, straordinari, perché abbiamo avuto modo di poter ascoltare questa splendida Standing in the Need of Prayer, e dicevo, per appunto, questo è solamente un assaggio di quello che accadrà il prossimo 20 gennaio. Che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, ci aspettiamo prima di tutto tante persone, questo è l'augurio, ma soprattutto una festa per celebrare insieme a tutti i nostri compagni, eccoci qua, e con tutti quelli che hanno fatto parte della nostra storia. Esatto, che hanno condiviso con voi il vostro percorso, no? Tant'è vero, torniamo proprio a questa data fatidica, 10 anni or sono, il vostro progetto musicale non a caso nasce a Napoli nell'ottobre del 2012, luogo della formazione ma anche dell'affermazione di questa nota band, ed è un progetto che per l'appunto ha come inizio percorso proprio la strada. Assolutamente sì, il nostro percorso nasce in strada, come appunto eravamo amici che si sono incontrati per strada, e
pian piano coltivando la passione per la musica. Avete iniziato a produrre, insomma, musica, sì, spettacolo, canzoni tradizionali. Napoli, anzi, muovendoci da subito verso l'Europa e poi verso gli Stati Uniti dopo qualche anno. Ecco, suonando canzoni sia tradizionali ma anche ispirate dal folk sia statunitense e anche folk europeo. Quindi questo possiamo dire sia stata la vostra nota distintiva. La contaminazione è fondamentale nel nostro genere musicale. Come siete riusciti ad avvicinarvi a questo genere, ti chiedo? A Parigi. Per un amico che suonava una canzone che si chiama Rolling Sweet Baby's Arms, e abbiamo preso quella canzone, abbiamo cominciato a suonare e poi abbiamo approfondito questa musica che tanto ci piaceva e niente, dopo 10 anni siamo qui che continuiamo a raccontare, a ricercare e raccontare di musica. Riccardo, un genere sicuramente non scontato attraverso il quale voi continuate a conquistare ricche fette di fan per l'intero mondo. Qual è l'emozione di oggi a distanza di 10 anni? Con una carriera comunque maturata, no? Cresciuta, consolidata. Sì, assolutamente. Allora, io sono il più giovane della band che è entrato nella band, quindi sono entrato 2 anni fa, e però già si sento tutto il percorso, lo conosco da 10 anni appunto. E, sì, insomma... Alla fine il folk è pop. Alla fine il folk è pop, sì. Nel senso di popular music. Popular music, esattamente, perché alla fine la musica popolare non è altro che il pop, non è altro che l'estensione della musica popolare che cambia attraverso gli anni. E dopo 10 anni in realtà tornate al vostro luogo di formazione, di realizzazione di questa band, e che con un brano da cui tutto ha avuto inizio, vero? 10 Years Show, sarà una grande festa in cui prenderà parte ciascuno. Ci saranno tutti gli elementi che hanno fatto parte della formazione. Anche io sono entrato nella band quando la band già era in corsa, diciamo già in viaggio. Io sono da 5 anni nella band e sono fiero di festeggiare questo traguardo, questa decade. Che cosa significa però, ti chiedo, a 10 anni di distanza? Ecco, l'evoluzione della band c'è stata, c'è tuttora e c'è ancora una continua ricerca e sperimentazione della musica, ma a distanza di 10 anni che cosa possiamo dire? Qual è il bilancio che possiamo stilare e raccontare comunque anche al nostro pubblico? Che siamo riusciti a superare una fase molto difficile, che è quella che ben conosciamo, del Covid, che ha danneggiato molto il settore dello spettacolo. E se siamo ancora qui e addirittura riusciamo a festeggiare 10 anni del nostro percorso, non possiamo che sperare in bene e augurarcene altri 100. Altri 10, infatti parleremo anche di questo aspetto, però ecco, prima di parlare di futuro vorrei soffermarmi ancora al presente, no? Perché 10 anni in musica, e facciamo però con la musica un piccolo passo indietro, perché l'anno trascorso è stato per voi sicuramente un anno fortunato, perché ha visto anche l'uscita di del disco Good Morning Italia, realizzato tra l'altro anche con Gio Bastiani. Con Gio Bastiani. Questa collaborazione è una collaborazione sicuramente non scontata, e che cosa vi ha restituito tale collaborazione? Come ha arricchito la vostra musica? L'ha arricchita perché Joe è appunto è americano, cioè mentre noi siamo italiani e appassionati di questa della musica, tradizione della italiana. Tradizione americana, Joe però invece proviene poi proprio da quella tradizione, poi è italo-americano, quindi diciamo abbiamo gusti che sicuramente combaciano, e quindi ci siamo trovati insieme in questa avventura. Michelangelo, ecco, per te che esperienza è stata quella? Allora, devo dire la verità, oltre all'esperienza musicale, così beviamo anche degli ottimi vini, perché perché stiamo parlando troppo di musica, quindi è bello anche divagare un po'. No, a parte gli scherzi, Joe è una persona assolutamente super appassionata di musica, super cultore di questo genere musicale, ha instaurato con tutti noi un rapporto un po' diverso, cioè nel senso con qualcuno si confronta più sulla roba gestionale, con qualcuno sulle chitarre, e io in particolar modo sulle chitarra. Sì, perché io sono un po' nerd della chitarra, e quindi lui mi chiede, sai, che chitarra devo usare, cambiamo le corde. E tu che chitarra utilizzi? Io in realtà con loro suono il banjo 5 corde, però sono chitarrista e quindi sono stato anche chitarrista. Quindi... In questo caso ritroviamo col folk statunitense anche con sì. La chitarra. E il banjo è uno strumento totalmente tradizionale americano che si utilizza proprio in questo genere musicale qui. Tra l'altro, per parlo con Gio Bastiani, ci avete appunto realizzato ben 40 date, un'esperienza importante collaborare con lui che è andata ad arricchire sicuramente anche il vostro sound. Sì, no, ma Joe si è dimostrato praticamente un membro della band a tutti gli effetti, è voluto proprio entrare nella terza classe
è abbastanza in maniera, siamo rimasti un po' increduli che lui, noi ci conosciamo da anni con Gio, da circa 10 anni, da quando esistiamo, da quando dal primo anno che esistavamo. Beh, un bel tassellino a distanza di 10 anni, un bel compleanno. Si chiude quasi un cerchio, se vogliamo. Gio, dicevo, è proprio entrato a tutti gli effetti nel mood di della terza classe, esatto, la band della terza classe. A questo punto, se abbiamo posto il primo tassello, no, musicale con Gio Bastiani, c'è stata questa collaborazione che per l'appunto ha previsto ben 40 date, ci sarà sicuramente anche un futuro? Ah, sicuramente, noi siamo in continua evoluzione, forse è questo quello che ci ha fatto durare 10 anni, cioè che non siamo mai uguali a noi stessi, anche se può sembrare dall'esterno, ma come possiamo vedere ci sono anche integrazioni, strumenti, collaborazioni nuove, quindi con Gio sicuramente evolverà come è evoluta per noi. Esatto, tra l'altro Rolando, la collaborazione sì di Gio Bastiani, ce ne stiamo parlando adesso perché per l'appunto è recente, però c'è stata anche la collaborazione della band della terza classe con tanti altri artisti che mi va di nominare, Edoardo Bennato, Dolce Nera, Luca Barbarossa, insomma in 10 anni avete sperimentato, no? Ricercato la musica di ogni, ma ad oggi chi sono i ragazzi della terza classe, ma soprattutto verso quale direzione musicale vogliono andare? Beh, la direzione musicale è un'eterna ricerca, diciamo, ogni anno cerchiamo di fare delle modifiche sempre a quello che suoniamo, cercando di rendere innovativo il nostro genere e soprattutto ascoltabile anche ad un pubblico un po' più vasto. E poi per quanto riguarda le collaborazioni, attualmente, beh, che dire, non possiamo ancora rivelare niente perché sono in forse, però presto saprete, diciamo, delle novità. Delle novità belle che possono restituire un certo feedback, diciamo, al progetto. E alla città. E alla città, a proposito di città, questa è una domanda che pongo un po' a tutti quanti voi, siete cittadini del mondo, no? Perché oramai la vostra musica è conosciuta davvero da tutto il mondo, lo dicevamo prima, avete conquistato fette di fan in ogni dove. Ma dov'è che vi sentite un po' più a casa? Vabbè, all'Icola. Abbiamo lo stesso all'Icola. Diciamo l'Icola, siamo tutti d'accordo, l'Icola barra Napoli. Di modo che nessuno si offende. Però dobbiamo dire una cosa. È molto internazionale. No, però l'America ci manca. Esatto, stavo per dire questo. Noi in America ci siamo sempre sentiti davvero a casa, super accolti. Quindi mo purtroppo dal 2019 manchiamo dalla fine del 2019, perché sappiamo tutti cosa è successo e non vediamo l'ora di tornare, e quest'anno non diciamo niente, però... E però non dite nulla, qualcosa dobbiamo pur dire. Vabbè, diciamo che allora quest'anno ci torniamo negli Stati Uniti. Ah, ok. Anche per i vostri fan, adesso stanno ascoltando, almeno cominciano già ad ambientarsi, magari a prenotare il viaggio. No, ci torneremo perché la richiesta, ormai su tutti i nostri post di Facebook, i commenti sono prevalentemente americani, ciò vuol dire che dobbiamo tornare assolutamente. Quindi dobbiamo fare un saluto anche agli americani. Perché, certo. Cosa vogliamo? Hello folks, we'll see you very very soon. See in the end of 2023. Yes. Sappiamo che ci state seguendo da Washington e New York. E noi vi salutiamo con grandissimo affetto. Il Sole di Napoli vi manda tanti, tanti, tanti baci. La terza classe tornerà, l'hanno detto loro, fra pochissimo anche in America per questa esibizione live. I primi 10 anni conclusi, ma verso per i prossimi 10 anni dov'è che vi vedete? Lo chiedo un po' a tutti. Su un palco. Sicuramente su un palco. Dove andrà? Ecco, la terza classe cosa farà per questi prossimi 10 anni? Continueremo a suonare. Come si innoverà? A studiare, a stare insieme, a cercare. Cercheremo di fare del nostro meglio per continuare per a stare continuare sul palco. A essere vivi. Ci metteremo a dieta. Esatto. Non garantisco. Non nel tuo caso. Naturalmente ne parliamo anche di sound, di questo folk statunitense che comunque caratterizza la vostra band. C'è l'intenzione, ecco, in questa ricerca e anche in questa forma di sperimentazione, di voler approcciare verso quelle che sono le nuove forme musicali? Se c'è, ecco, nel vostro mood musicale la volontà, ecco, di sperimentare, di andare un po' altrove, quello su cui in realtà noi oggi già conosciamo, che è già super riconoscibile. Come sì, sì, no, assolutamente, anche perché se noi continuassimo a suonare esattamente come in questi primi 10 anni, e che non sono stati uguali l'uno all'altro, ovviamente si perderebbe anche da parte nostra l'entusiasmo, quindi siamo in continua ricerca e ovviamente il tempo va avanti e anche le sperimentazioni musicali che abbiamo visto in Italia e nel mondo
in 10 anni abbiamo visto dei cambiamenti, cioè non è tantissimo. È cambiata la musica in 10 anni, direi anche, di sì. Anche da parte del pubblico, il gusto del pubblico è cambiato, sì, un po'. Secondo me, secondo noi è cambiato. Consideriamo che quando noi ci siamo messi insieme come band, cioè tipo riferimenti come i Lumineers, i Mumford & Sons, faccio i più mainstream, erano la musica attuale. Dopo 10 anni la musica attuale è un po' cambiata. Non mi esprimo se in bene o in male, perché penso si evinca dalla mia faccia, però quindi noi stiamo cercando un modo per quindi cercheremo un modo per non andare completamente contro quello che è la nostra formazione musicale, ma allo stesso tempo renderla fruibile per i prossimi 20 anni. Per i prossimi 20 anni, in questa ottica, Napoli come si inserisce anche il nostro territorio musicalmente? Ecco, perché comunque noi siamo molto apprezzati anche all'estero, però è cambiata anche la musica del nostro entourage. Napoli resta comunque sempre abbastanza, anche nelle innovazioni, resta abbastanza attaccata alle radici e a un certo tipo di folk. Quindi, secondo me, finché si resta con strumenti acustici, le mode cambiano, quindi le sonorità cambieranno sempre, ma finché si resta con una chitarra, strumenti acustici, con legno fondamentalmente, è sempre una carta vincente. Sempre una carta vincente. Intanto la carta vincente sarà quella che avremo la possibilità di ascoltare il prossimo 20 gennaio live attraverso la Fondazione Focus, che sarà appunto animata, diciamo prima, da questa band cui sound è super riconoscibile, ovvero la band della Terza Classe, che ritroveremo per l'appunto, di cui ritroveremo, festeggeremo questi 10 anni, e saranno festeggiati appunto con chi ha preso parte e ha condiviso questo bellissimo percorso insieme. Vorrei anche aggiungere una cosa, farne questi saluti, che l'evento è stato fatto coorganizzato con i ragazzi di Nutrax, che sono ragazzi napoletani che si impegnano a fare eventi a Napoli, e che al concerto ci saranno anche i ragazzi di Inziet, che sono un'altra gemma secondo me del territorio napoletano, che con la loro campagna Prendi 3 invitano tutti i presenti al concerto a prendere delle bottiglie, dei pezzi di plastica da buttare poi fuori a questi cassonetti che troverete all'ingresso della Focus, per cercare di levare un po' di plastica dalle strade. Beh, c'è anche un grande intento sociale, quindi la musica si fa promotrice anche di temi sociali, il che non è scontato. Bello. Fondamentale. Ragazzi, ci rivediamo con la Terza Classe, la band della Terza Classe, il 20 gennaio alla Fondazione Focus. Ringraziamo la band nelle personalità artistiche e musicali di Pierpaolo Provenzano, grazie a voi. Rolando Maraviglia, Riccardo Antonielli, Alfredo De Clesis e Michelangelo Bencivenga. Complimentissimi, ragazzi, abbiamo ascoltato con voi questa Standing in the Need of a Prayer. Complimenti ancora, e noi vi seguiamo per portare poi a pubblico le bellissime novità. Fateci sapere quando andate in America, Va benissimo. Sapere, ok? Pubblicità, grazie, ancora complimenti, restate con Mattina Live. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da €80. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in Via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta.
Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Eccoci qua, pronti per un'altra gustosissima ricetta, piatto ricco, micificco, e quello di oggi è un piatto ricchissimo. Buongiorno chef Sabatino Annunziata qui con noi, come stai Sabatino? Tutto bene. Allora anche oggi ci prepari una buonissima ricetta, tanti ingredienti che vedo qui sul banco di lavoro, vogliamo cominciare già ad elencarli e poi ci dirai il titolo della ricetta di oggi, sì, chef. Allora qui abbiamo del broccolo romanesco, delle salsicce, delle patate, del parmigiano, della panna, del gorgonzola, della farina e un uovo. Questo? Queste qui sono delle ciardine di parmigiano che utilizzeremo poi come decorazione alla fine del piatto, che... quindi ancora non è giunto il momento di non è giunto il momento, però attenzione perché questa è la chicca del piatto di oggi, che si chiama così. Allora, sono gnocchi di patate con crema di broccolo romanesco, salsiccia e fonduto al gorgonzola. Che meraviglia, ma parliamo degli gnocchi, parliamo anche della, facciamo, prepariamo proprio l'impasto degli l'impasto, gnocchi. Certo. Chef, ma qui andiamo proprio nel complicato, allora, è davvero difficile? Inizio... Avete mai preparato gli gnocchi voi? Voi sì, certamente, io osservo insieme a voi. Da dove si parte? Allora, si parte innanzitutto dalla farina, poi sì, si va a mettere, a schiacciare le patate. Così l'impasto diventa più morbido, certo. Giusto chef? Perché io in teoria devi sapere che sono bravissima, è un po' nella pratica che pecco, però con te al mio fianco tutto risulta più semplice. Speriamo, vediamo. Sì, 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 abbiamo apprezzato tantissimo le tue ricette e anche quella di oggi, tra l'altro sono ricette davvero molto articolate, no? Che sono comunque frutto di tanta passione, tanta dedizione nel mondo della cucina, tra l'altro tu fai formazione, vero? Certo. Alle nuove generazioni c'è un vero e proprio fermento della nostra ristorazione italiana che è apprezzata ed è davvero un vanto in tutto il mondo, quindi complimentissimi allo strepitoso lavoro che svolgono gli chef. Ne è preciso il piacere di avere qui con noi lo chef Sabatino Annunziata, giovanissimo ma già con tantissime e strepitose esperienze, quelle allora, che porta qui a Mattina Live. Ho iniziato a mettere patate schiacciate e la farina, aggiungiamo un tuorlo d'uovo. Allora, questo è per quante persone, chef? Così diamo anche l'idea delle quantità. Questo qui è per una persona, però la ricetta che abbiamo dato è per quattro persone. Perfetto, ok. Quindi cosa dopo ti occorre? Mi occorre il sale. Sì, sale. E poi? E del pepe. Allora, che questo è il pepe, eccolo qua. Grazie. Pepe. Quindi farina, patate schiacciate, uova, sale e pepe. E pepe. Qui stiamo preparando proprio l'impasto, no, degli gnocchi, non quelli che compriamo, ma quelli che voi preparate in casa vostra. Ed è tutto più semplice se effettivamente seguiamo poi il piano di lavoro di chef Sabatino Annunziata. È facile, ecco, l'impasto per venire bene. Qual è il trucchetto, chef? Allora, innanzitutto le patate devono essere fredde, altrimenti il vapore fa sì che comunque si inumidisce troppo l'impasto. Evapora, esatto, poi, quindi okay. In questo caso noi l'abbiamo già lessate e schiacciate e andiamo poi ad impastare. In questo caso mi sono aiutato della scodella, ma vado direttamente ad impastare sul banco. Sul piano di lavoro, bene. Quindi primo step è proprio la preparazione dell'impasto degli gnocchi. Poi andiamo tranquillamente, in realtà tranquillamente, sarai chef, sarai tu tranquillo, io non sono per nulla tranquilla perché vorrei riuscire a preparare questa ricchetta, però è davvero sono varie le fasi, ma risulta semplice effettivamente, facciamolo insieme, proviamoci. Quindi abbiamo preparato questo panetto, quello degli gnocchi, dobbiamo, allora, presumo chef, tenerlo è in pronto, frigo. Lo vado a mettere qui, sì, okay. E poi dopo lo mettiamo bene in frigo, quindi lo utilizziamo in un secondo quanto momento. Tempo deve stare in frigo, ma chef? All'incirca deve stare una mezz'oretta, quindi mezz'oretta per avere questo impasto corposo, poi dopo andremo proprio a tagliare ciascun gnocchetto uno alla volta per poi irrorarlo del fondo. Allora, che il prossimo, adesso vi prepariamo il prossimo step che facciamo in acqua salata, andiamo ad aggiungere il broccolo romanesco che abbiamo già pulito, sì.
ha la caratteristica questo broccolo romanesco proprio nella decorazione, no, chef? Sembra sì, è veramente una per piccola questo, opera altrimenti potevo utilizzare anche un'altra tipologia di broccolo, però siccome è se... bello di colore, è vivo. E deve anche restare con le sue, la sua singolarità, nel senso che non deve essere sfaldato poi dopo? No, deve rimanere un po' croccante, però dopo noi lo andiamo a frullare con il mixer di immersione per ottenere la, la nostra crema. Perfetto, allora... Secondo passaggio, scaldare il broccolo. Quindi nel frattempo che poi si cuociono il nostro broccolo romanesco, andiamo a preparare la salsiccia. Bene, come si prepara la salsiccia? Allora, innanzitutto andiamo a... Prendiamo quindi la padella, sicuramente ci vuole un po' di olio. Andiamo a mettere un po' di olio. Allora, in questo caso la salsiccia andiamo un po' a sgranarla, quindi gli ho tolto il budello. Okay? Quindi andiamo un po' a sbriciolare. Esatto, e la andiamo a sbriciolare. Bene, bene, bene. Quindi anche oggi questo gnocchetto saporitissimo che sicuramente incontra i prodotti di stagione, chef. Certo. Quindi sempre c'è olio d'oliva. Olio d'oliva. Sbricioliamo bene con questo coltello, quindi il taglio grosso, la salsiccia di cui abbiamo... eliminato le budella e le andiamo a sbriciolare nella padella irrorata di olio extravergine di oliva. Facciamo riscaldare quindi un attimino l'olio. Perfetto. Dunque, l'idea di questa ricetta da dove parte, chef? Come mai scegliamo oggi questo piatto? Abbiamo scelto questo piatto innanzitutto perché ora con il freddo che arriva è periodo di broccoli, quindi in questo caso abbiamo scelto il broccolo romanesco. Non solo per quanto riguarda ovviamente il tipo di prodotto, ma anche come colore, in questo caso come possiamo vedere è di, è di un verde vivo, quindi magari prima, dopo qualche spuntone lo andiamo a mettere anche sul, come sul guarnizione, piatto, come guarnizione. E poi con il gorgonzola, per andare ad aggiungere la parte di formaggio. Certo che sapori, abbiamo la salsiccia che è un sapore pungente, certo. Il gorgonzola anche. Dove troviamo l'equilibrio del piatto? Allora, l'equilibrio del piatto lo troviamo con il broccolo, che comunque è la parte diciamo più fresca, essendo più fresca. Una verdura. Quindi in questo caso vado a cuocere la salsiccia. Cosa ti chiedono, chef, i giovanissimi ragazzi che si avvicinano al mondo della ristorazione? Perché piace così tanto cucinare? Ma piace tanto cucinare perché forse sono spinti anche comunque dai programmi TV, quindi quello che vedono all'interno dei programmi TV è, diciamo, sono molto attirati. Allora, noi siamo prontissimi davvero per prepararvi una ricetta gustosissima, è sicuramente articolata, ma con Chef Sabatino stiamo cercando di ripercorrere tutti i passaggi che voi da casa potrete svolgere tranquillamente. Siamo in diretta streaming, ma potete vedere questo momento di diretta tra pochissimo sulle nostre pagine social. Abbiamo realizzato in realtà già un primo momento di ricetta con la preparazione dell'impasto degli gnocchi e abbiamo messo a scaldare il cavolo, i broccoli romaneschi e ora stiamo appunto sbriciolando nell'olio questa salsiccia che prende forma, prende colore, certo. Prende sapore. Chef, non abbiamo ancora inserito, vero, il sale? Il sale ancora non l'abbiamo messo, già ce l'abbiamo all'interno dell'acqua che ci serviva per gli gnocchi, all'interno dell'acqua, quindi, al momento quindi, la salsiccia però io preferirei non salarla, non salare. Perché comunque ha già del suo, infatti non l'ho sfumata nemmeno con il vino bianco perché c'è già all'interno. È vero, è vero, colore vivo. Colore allora adesso andiamo a preparare la nostra salsa al gorgonzola. Sì. Quindi ho già messo della panna da cucina all'interno della... Chef, panna fresca? No, in questo caso abbiamo utilizzato della panna senza lattosio, dell'MD. Quindi una panna che è povera di grassi. Certo. E in questo caso aggiungiamo a questa panna, nel frattempo gorgonzola? Che si riscalda, il gorgonzola. Perfetto, grazie, eccolo qua, eccolo chef. Grazie. Così collaboro anche io a questa ricetta, posso dire che abbiamo preparato... questo meraviglioso gnocchetto, vero chef? Alla certo. Fine dirai che l'hai preparato con me, con Maria, certo. E che ho lavorato insieme a te. E diciamolo, perché qualcuno lo nega, capito? E invece siamo stati tutti e due bravissimi, ma aspettate perché il bello ancora deve venire. Quindi panna e poi gorgonzola all'interno, gorgonzola, perfetto. E poi vi faremo vedere quando utilizzeremo questo ingrediente.
Allora, è un piatto saporitissimo, un piatto che declina anche i nostri prodotti di stagione, ma io direi, chef, che questo può essere un piatto unico da preparare sia una domenica, no? Ma certo, anche come cena serale. Certo. Allora, adesso, nel frattempo che finiamo, abbiamo tutte le basi, ci facciamo l'impasto per gli gnocchi. Perfetto, allora prendiamo l'impasto per gli gnocchi. Mi sono persa, chef, dove sono gli gnocchi? Prendo io. Dove sono gli gnocchi? Gli gnocchi qua, perché sono necessari in questo momento per preparare questo piatto, ma il bello è che io devo capire questa cosa. Come taglieremo gli gnocchietti? Ecco, quale forma gli restituiremo? Lo scopriamo adesso. Abbiamo detto che gli gnocchi, l'impasto, deve riposare una mezz'oretta, chef? Qui. Sì, lo facciamo riposare una mezz'oretta. Bene. Andiamo a fare il nostro impasto. Come si fa? Come si fa? Come si prepara? Quindi andiamo a dividere in questo modo. Sì? È facile? Dai, ti aiuto. Abbastanza. Chef. Ti aiuto? Vai. Io non so se sono brava, chef. Così, chef? Va benissimo. Va benissimo. Insomma, e poi così? Magari sei più bravo, sì, tu, chef, non ti devi far perdere tempo. Dai, che sono bravissima. Perché ti stai lamentando? Poi dicono che io non voglio cucinare. In realtà mi fate demordere voi dall'impresa. Vabbè, chef, voglio farne un paio perché sei più bravo di me. Sì, ho capito tutto. Con questo proseguo io. Vuol dire, spostati perché non è arte tua. Vabbè, ma non ti preoccupare, io non mi offendo. Tranquillo, tranquillo. Ma è proprio così grande, devo farlo questo gnocchetto, poteva venire un po' più piccoletto. Allora, io li faccio così. Ok, vediamo. Ciò non toglie che i tuoi non vadano bene, eh. Vanno bene lo stesso. Sei molto garbato, sei molto gentile, però abbiamo capito, non è arte mia, ma l'arte è un'arte che voglio apprendere, però, ed è un'arte naturalmente che più si fa, più si apprende, vero chef? Mi segni? Certo. Allora, la forma è questa qui. Sì. E certo, è tutt'altra forma rispetto alla mia. Proviamo a fare quelle lì per una porzione, così dopo sì, ce l'abbiamo già pronti. È un piatto che possiamo veramente preparare in poco tempo e abbiamo tutto, certo, a disposizione, tutti gli ingredienti, sono diversi gli step, stiamo tagliando appunto gli gnocchetti, una semplice porzione, insomma più o meno una quindicina, no, di gnocchetti, sì, più o meno, chef, sì. E adesso si devono cuocere, anche la cottura, poiché pasta fresca, prevede, certo, pochissimo tempo. Forza, certo, forza, forza, forza. Curiosa per l'appunto di conoscere l'epilogo di questo piatto così strepitoso preparato quest'oggi da te. Ci aiutiamo con un poco di farina, certo, per evitare che aderiscano fra loro ed eccoci qua. Allora, nel frattempo invece andiamo ora a frullare il nostro sì, broccolo romanesco. Sì. Naturalmente stiamo andando rapidissimi per una ricetta che davvero può essere preparata in pochissimo tempo, 15 minuti, ci vuole l'arte, la maestria e sapienti mani come quelle dello chef Sabatino Annunziata, però abbiamo invece noi tutto largo respiro per poter preparare una ricetta gustosissima, diversa, nuova e stupire quindi i nostri commensali. I broccoli romaneschi sono pronti, devono essere mixati, stiamo inserendo anche un po' di acqua di cottura, li andremo a mixare e serviranno naturalmente per predisporre poi il piatto di questa giornata. Perfetto. Allora vediamo. Quindi vado in questo caso, sì, andiamoli a mixare. Magari ci utilizziamo anche un po' di olio? Volendo sì, io in questo caso ho utilizzato stesso l'acqua di cottura del broccolo. Perfetto. E siamo quasi, okay, pronti. Una volta frullata la crema, sì, in questo caso, vado ad aggiungere direttamente, grazie, scusami. Sì. Ad aggiungere direttamente alla salsiccia. Quindi il fondo viene aggiunto quindi alla salsiccia. In questo caso mettiamo un po' di sale. Sì. Un po' di pepe. Sì.
siamo quasi pronti, una ricetta articolata, complimenti per la scelta, chef, e colorato al contempo, questo contrasto di colori che sposa bene in queste giornate autunnali. Nel frattempo caliamo gli gnocchi. Sì. I gnocchi hanno pochissimo tempo di cottura. Certo. Va bene così? Sì. Va benissimo così, chef. Nel frattempo che salgono a galla. Sì. Ci andiamo a preparare. Andiamo a utilizzare. Andiamo, presumo, anche un po'. Impiattare. Certo. Questo è il piatto che abbiamo scelto. Il tempo che salgono a galla, i nostri gnocchetti sono pronti e per essere adagiati, per l'appunto come sta appunto lavorando chef Sabatino, all'interno di questo fondo saporitissimo di salsiccia e di broccoli romaneschi precedentemente frullati. Abbiamo inserito l'olio, dobbiamo aspettare che gli stessi possano mantecare, dai quell'ultimo tocco di cottura e siamo pronti per l'impiattamento. È importante anche la scelta decorativa del piatto, no? Chef, l'occhio vuole la sua parte. Eccoci qua, siamo prontissimi. Andiamo a impiattare. Bene. Per finire andiamo ad aggiungere la nostra crema al gorgonzola. Crema al gorgonzola, ricordiamo, preparata con la panna, l'aggiunta appunto del formaggio gorgonzola. E completiamo con le cialde di parmigiano. Cialde di parmigiano precedentemente appunto messe in forno.